È mancato oggi Luis Sepúlveda e noi del gruppo di lettura vogliamo ricordarlo con una breve lettura tratta da uno dei suoi libri, tratta dalla Frontiera scomparsa. Essere un giovane comunista per più di 6 anni significò avere il biglietto per andare da nessuna parte sotto la pelle. Tutti i miei amici d'infanzia avevano rotte ben definite. Alcuni sarebbero andati a studiare negli Stati Uniti, altri in Uruguay, altri in Europa, altri sarebbero entrati nel mondo del lavoro. Io aspiravo soltanto a non muovermi dal mio posto di combattimento. Avevo 18 anni quando volli seguire l'esempio dell'uomo più universale che abbia dato l'America Latina, il Che. E così giunse l'ora di pagare un supplemento al biglietto per andare da nessuna parte. Ho sempre evitato di trattare il tema del carcere durante la dittatura in Cile. L'ho evitato perché, da un lato, la vita mi è sempre sembrata appassionante e degna di essere vissuta fino all'ultimo respiro. Per cui trattare un incidente così osceno era un modo vile di offenderla. E dall'altro, perché sono stati scritti già troppi libri di testimonianza al riguardo. Disgraziatamente pessimi per lo più. Ho passato 2 anni e mezzo della mia gioventù rinchiuso in una delle più infami carceri cilene, quella di Temuco. La cosa peggiore di tutte non era la reclusione in sé, perché dentro la vita andava avanti e a volte era più interessante che fuori. I prigionieri di guerra di maggiore preparazione, e lì c'era tutto il corpo docente delle università meridionali, crearono varie scuole e così molti di noi prighè impararono le lingue, la matematica, la fisica quantistica, la storia dell'arte, la filosofia. Un professore di nome Riarte tenne un magnifico seminario di 2 settimane su Keynes e il pensiero politico degli economisti contemporanei, a cui parteciparono oltre un centinaio di prigionieri, vari ufficiali dell'esercito. Andrés Müller, giornalista e scrittore, dissertò sugli errori tattici dei comunardi di Parigi davanti allo stupore della soldatesca che sorvegliava il laboratorio calzaturiero, da noi ribattezzato Aula Magna dell'Ateneo di Temuco. Un altro illustre prigre, Gennaro Avendaño, lo hanno desaparecido nel 1979, emozionò prigionieri e militari con una drammatizzazione del discorso di Unamuno a Salamanca. Arrivammo addirittura ad avere una piccola biblioteca con titoli che fuori erano proibitissimi, grazie alla curiosa censura praticata dal sottufficiale incaricato di filtrare i libri inviati dagli amici e dai parenti. E poco più 142 giorni durò il mio soggiorno in quella terra di tutti e di nessuno. Essere dentro non era la cosa peggiore che poteva succederci, era un altro modo di stare in piedi sulla vita. La cosa peggiore arrivava quando, più o meno ogni 15 giorni, ci portavano alla caserma Tucapel per gli interrogatori. Allora capivamo che finalmente eravamo arrivati da nessuna parte. C'è sempre un grande pudore in Sepúlveda quando parla della sua prigionia, ma la conclusione di questo capitolo del libro dice: «Per me è fonte di grande orgoglio sapere che non dimentico né perdono i loro carnefici».